li ha aperti, scartati e gettati. Sono finiti in un falò davanti all'ospedale di Sasso Corvaro, i medicinali di Ivan Cottini, che si è unito alla protesta per chiedere attenzione sulla sanità dell'entroterra. L'ex modello affetto da sclerosi multipla, che finora ha portato avanti tante battaglie di solidarietà, da due giorni ha sospeso quelle che lui definisce bombe, cioè le vitamine e i farmaci ausiliari che gli permettono di alzarsi ogni giorno e di compiere le sue attività. Ovviamente non interromperò le cure specifiche che stavano per rallentare la mia patologia, perché comunque ho deciso di mettere su famiglia e una figlia e devo portarle comunque un certo tipo di rispetto. E poi non posso bruciare le medicine che il servizio sanitario e voi, noi tutti paghiamo. Mi batto con tante mie iniziative per evitare di fare tutti quei viaggi della speranza. Io ogni 80 giorni mi devo recare a Milano per avere le cure migliori e comunque ogni settimana, 10 giorni, devo fare una visita o a Sasso Corvaro o a Urbino a Cagli. Se mi vanno a togliere anche questi altri presidi qui intorno a me, dovrò recarmi poi ogni settimana, ogni 10 giorni giù verso Fano, Pesaro, e farmi perdere sempre una giornata intera. E quindi i miei genitori saranno sempre ancora più dipendenti e più soffocati dalla mia malattia, cosa che voglio evitare. Ieri qualcuno mi ha chiamato dalla regione per far sì che non venissi qua a protestare, ha raccontato Ivan. Mi avrebbero organizzato subito un incontro con il presidente Ceriscioli, ma io non scendo a compromessi. Mi batterò e stringerò forte i denti per il mio diritto alla salute e alla sanità. A suo fianco oggi c'era il sindaco di Sasso Corvaro Daniele Grossi, che ha chiesto invano ad Ivan di non compiere un atto così pericoloso per la salute. Nel suo intervento poi il primo cittadino ha risposto ad un post pubblicato su Facebook da Alessia Morani. Dite a Grossi e Gambini che possono togliersi le catene della demagogia, ha scritto la parlamentare. A me piace risolvere i problemi, le chiacchiere le lascio agli altri. Mentre la regione il 24 di dicembre formulava e scriveva le determine regionali ASU per chiudere l'ospedale, lei nel frattempo ha ben pensato di fare un'interrogazione parlamentare per l'albero di Urbino. Cioè, ci rendiamo conto? Non aveva una causa da sostenere la chiusura dell'ospedale, lei ha pensato a Urbino. Se per lei un ospedale chiuso è demagogia, io mi propongo ad essere il nuovo parlamentare, sicuramente non come lei. Mi dispiace. Lei non si è mai vista qui l'ospedale, lei non ha mai chiesto niente sull'ospedale. Poi adesso arriverà che è stata lei a mettere, ad ottenere il risultato, a mettere la ciliegina sulla torta. Il sindaco ha lamentato anche il fatto che in 4 giorni di protesta non ha ricevuto nemmeno una chiamata dagli amministratori regionali. Questo è gravissimo. Questo è come il non aver ascoltato la votazione contraria di 55 sindaci. C'è questa indifferenza, ma non mollo. Non mollo, io sono qua per i diritti dei nostri cittadini. Chiedo aiuto a tutti i sindaci, chiedo aiuto al territorio, ma non guardo in faccia il rosso, il verde, il bianco. Non è più il tempo di parlare e di lasciarsi influenzare dai partiti, non esiste.